Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti, penso che si possa iniziare. Allora, siamo qui per questa conferenza nell'ambito della decima festa di scienza e filosofia, dal titolo Ripensare il futuro. E questa conferenza di oggi ha un titolo molto intrigante. Siamo studenti, ma se fossimo anche enigmisti, e il relatore qui presente, che ho il piacere di presentare, è Giorgio Dendi, matematico enigmista, inventore di tanti giochi matematici, che ci farà capire il meccanismo di questi giochi matematici e ci introdurrà e ci farà e ci spiegherà anche i segreti che stanno dietro a questi giochi. Benvenuto a Giorgio Dendi. Grazie. Prego. Ah, grazie. Buongiorno a tutti e ringrazio nuovamente Foligno di avermi interpellato. Io ho sempre tante cose da dirvi e oggi parleremo del futuro. Futuro, io tengo due conferenze e oggi parlo del futuro ai ragazzi. Che futuro possono avere loro da adesso in poi con l'enigmistica? Perché l'enigmistica forse non è conosciuta a scuola. Almeno secondo i miei ricordi non ci sono stati episodi che hanno richiamato l'enigmistica. E adesso oggi non ho intenzione di insegnarvi qualche gioco particolare, qualche gioco enigmistico, però così una mentalità enigmistica vorrei così darvela se avete piacere. E allora partiremo con queste prime diapositive. E vediamo se c'è la condivisione, spero che si veda. Ok, siamo studenti, ma dice il titolo, e questa è un'immagine di alcuni studenti. Ma se fossimo anche enigmisti, io dico che se fossimo anche enigmisti, forse il clima potrebbe essere un po' più rilassato e più simpatico. Adesso, ormai che ho introdotto così, a me l'arduo incarico di convincervi di questa cosa. Allora, l'enigmistica, vabbè, insomma. I giochi di parole, perché noi ce la facciamo, secondo me, a fare, perché la nostra intelligenza è, adesso sto cercando il vocabolo giusto, l'aggettivo per definirla, enorme, mastodontica, eccezionale, e ancora sto ripensando, no? Per preparare queste diapositive mi sono fatto aiutare dal vocabolario e ci sono tanti aggettivi che possono definire un'intelligenza, ma io direi l'ultimo, sterminata, sterminata. Ecco, infatti il vocabolario dice sterminata che si estende al di là della vista, immensa, illimitatamente grande. Ecco, abbiamo un'intelligenza sterminata, un attimo, sterminata dal verbo sterminare, oddio, latino, esterminare, distrutta, completamente annientata. No, io intendevo dire che l'abbiamo sterminata, non sterminata. Però non si sa mai che magari non so, qualcuno dice che questi apparecchi che abbiamo in mano, questi telefonini o altre cose, ce la rendono sterminata in quell'altro senso. Però no, no, io voglio convincervi che è sterminata. Allora, tra gli amici che ho conosciuto alla Festa di Scienza e Filosofia negli anni passati, c'è il professor Sabatini che ultimamente si vede anche su Rai 1 la domenica mattina. Io gli ho regalato l'anagramma del suo nome, cioè con le lettere di Francesco Sabatini mescolate, tutte senza cambiare nessuna. Ho fatto frasi ben cascanti, perché lui quella volta, quando ci siamo incontrati, parlava insomma, delle frasi e delle costruzioni della grammatica italiana. E allora mi è sembrato giusto dargli questo anagramma del suo nome. Il professore, in questi ultimi giorni, quando lo vedo in televisione la domenica, come dicevo, in un intervento ha parlato del piuttosto che usato secondo lui, secondo la lingua italiana anche forse male. Stranamente è apparso in questo angolino in alto un richiamo al programma della sera Che Dio ci aiuti. Io al primo momento avevo pensato che Dio ci aiuti è un commento per uscirne da questo modo di dire piuttosto che in modo sbagliato. In un altro momento il professore aveva detto che dalla tecnologia, da questa situazione che si crea ai giorni d'oggi, tutto viene affrettato e il nostro cervello ha poco tempo per ragionare e per lavorare bene. Non sono i tempi del nostro cervello. Questo lo vedo anche tante altre volte. Io
questo incontro ho preso tanti ritagli di tante cose che vi così cerco di riassumere qui. Dopo ognuno faccia le sue riflessioni. Voi siete in molti studenti, so che ci seguono, quindi anche forse col vostro insegnante avrete modo di commentare queste cose. Ecco, io semplicemente vi ripropongo cose che persone come si dice, più ferrate di me hanno detto. Questo neurobiologo anche dice che il nostro cervello ha bisogno di lentezza. Non forziamo la velocità perché il pensiero creativo soprattutto è legato alla lentezza. Non posso pretendere di avere una bella idea sul momento. Eccoci qua. Purtroppo la situazione è questa, anche questa, siamo tutti con questi telefonini dove siamo abituati a leggere, cliccare, rispondere. E io vedo anche qualche volta, anch'io sono sui social, però vedo che qualche volta qualcuno risponde senza aver neanche letto cosa c'è scritto prima, cosa ha scritto l'altra persona. Il pensiero è collegato alle parole, anche quando non sono dette, il pensiero richiede tempo. Il cervello umano è fatto per un certo tipo di comportamento. Il cervello è lento, è ribadito. Perché dico questo? Perché, ecco qua dei ritagli, questo io vedo. Leggendo, sfogliando un quotidiano, i turisti nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia e ci sono delle percentuali, però le immagini sono sbagliate perché il Friuli Venezia Giulia è questo, il Veneto è questo. Allora, se io volessi da queste statistiche ricavare qualcosa anche per il mio lavoro, mi chiedo: ma questa statistica sopra è del Veneto come scritta nell'intestazione o del Friuli Venezia Giulia come nell'immagine? Vedete, non si può fare neanche affidamento su delle cose che si leggono sulle riviste. Anche qua un ritaglio, ho tirato via l'intestazione perché non mi sembrava simpatico. Comunichiamo la fine in anticipo della forse chiusura strada, precedentemente comunicatovi per fine dei lavori in anticipo. Secondo me dovevano scegliere un po' meglio le parole per dire questa cosa, a parte chiusura al posto di chiusura. E poi ci scusiamo per il disagio arrecatovi. Vabbè, insomma, avete terminato prima del dovuto, se ho capito bene, quindi insomma, siete gentili, ma forse non è neanche tanto disagio. Ecco, vedete, queste sono le cose che noi leggiamo, scritte forse troppo in fretta, e dopo da noi lette troppo in fretta, qua parlano di una truffa non meno di almeno 500.000 euro. Allora, almeno 500.000 euro vuol dire da 500.000 in su, non meno. È la stessa cosa, però poi ribattono forse anche di più e non ha senso. Cioè, dicono è costata svariate centinaia di migliaia di euro, probabilmente più di 500.000 e finiva lì ed era corretto forse, o si potevano usare anche altre terminologie. Purtroppo questo è il telegiornale, io seguo i telegiornali, un po' tutti, però corruzione. Corruzione, ok. L'Italia penultima. Beh, bene, siamo penultimi in Europa per la corruzione. Purtroppo dopo nel servizio si capisce che siamo secondi in quanto a corruzione. Allora devi mettere onestà, l'Italia è penultima, secondo me. Perché se no succedono tutti questi malintesi e dai oggi, dai domani con tutti questi malintesi, allora forse anche noi lavoriamo un po' il nostro cervello con un po' di superficialità. Questo è un ritaglio del giornale, della televisione, il giorno dell'inaugurazione dell'anno scolastico, col Presidente della Repubblica, sottotitolo Un po' di fortuna. E certo, tutti a scuola, vi mando tutti a scuola, perché se scrivete po' con l'accento invece che l'apostrofo, proprio in questa occasione, che insomma sarebbe da evitare un tipo di errore simile. Però anche guardate, questi sono programmi che io prediligo, l'eredità, questa è un'edizione vecchia, e proprio per questo mi dà molto dispiacere dover vedere queste cose. Cosa resta di Pippo? Qua bisogna trovare un indizio che poi verrà messo con gli altri indizi fino a che si scopre un personaggio o una cosa. Cosa resta di questa frase? Pippo era un tifoso azzurro se togliamo articolo e complemento oggetto. Ah, qualcuno ha qualche idea? Pippo era un tifoso azzurro.
Il complemento oggetto? Beh, il complemento oggetto non c'è, perché era, il verbo essere non ha il complemento. Io mangio e c'è il complemento oggetto, ma in questo caso non c'è il complemento oggetto, quindi togliamo solo un. Invece bisognava togliere tutto e viene fuori solo Pippo, perché poi l'indizio portava a ippopotamo. Sbagliato. Ed è peccato perché magari qualcuno guarda questo programma con l'intenzione di apprendere qualcosa. Guglielmo Marconi, inventore della radiografia. Ma forse no. La radiografia è un'altra cosa, è l'esame che mi fanno in ospedale. Lui ha inventato le onde radio. Però pareggiano da un'altra parte, Maria e Pierre Curie scoprono la radio, no? Loro hanno scoperto il radio. Forse hanno scoperto una radio che avevano a casa una vecchia radio, ma no, il radio. Chissà quando hanno scoperto l'ulna, allora dico io così. E dopo altre cose, vedete, dalle 1100 euro, no, euro è una parola maschile, l'articolo, la preposizione femminile è sbagliata, vabbè, non cambia niente, però mi dà fastidio, ecco qui. Stessa cosa, molto più di metà prezzo. Se mi vendono, in questo caso dei divani, a molto più di metà prezzo, metà prezzo da 1000 euro diventa 500, molto più sono 900 euro, penso. Ecco, secondo me è sbagliato. Però chi si accorge di questa cosa? E poi, ecco, la costruzione delle parole della lingua italiana. Uno studente deve sapere, purtroppo vedo che dei concorrenti che pur passano le selezioni, che si ritengono portati a questo gioco, hanno difficoltà a ricostruire quando manca ormai una lettera per dire una parola. Il bosco di Mirti sarà Mirteto, penso. O forse, adesso dico una battuta, siccome i Mirti mi sembra che ci siano in Sardegna, forse Mirtetu, no, è una battuta, però non ci dovrebbero essere dubbi. Così sono dette alcune scimmie. Beh, ma anche se non sai la parola, le scimmie urlatrici, anche se non sai di questa cosa. Secondo me, però, il record l'ha fatto questo concorrente. Adesso ho coperto la domanda, c'è da trovare una parola di 6 lettere, ti dico l'iniziale, man mano appaiono le altre lettere. Lui ha 42 secondi di tempo, a 33 secondi gli manca una sola lettera. Adesso, che lettera può essere? Quale può essere la parola? Ma secondo me, o Borchi o Borghi, per la lingua italiana non ci sono altre combinazioni. È possibile che questo concorrente, guardate, 33 secondi, sia arrivato a zero, cioè abbia impiegato tutti i 33 secondi dopo che comunque c'erano già tutte le lettere presenti, meno che una, e non sia riuscito a dire Borghi. L'enigmistica, lo spirito enigmistico, ci aiuta anche a capire quale lettera può andare bene? Tra l'altro la domanda era Alessandro Giovane Attore. Boh, io non lo conosco, però secondo me bisognava tentare, se non lo conosceva neanche lui, Borchi o Borghi. Forse, siccome c'è il liquore Borsci, e magari uno pensa che, essendo un termine magari straniero, si dice Borshi, invece che Borsci, come è scritto qui. Però, insomma, dopo un po' dovresti farcela. Ecco, l'enigmistica ci aiuta, lo spirito enigmistico, a trovare delle curiosità sulle parole, sulle lettere. E con queste curiosità siamo, secondo me, anche pronti a manipolare al momento del bisogno una parola che non conosciamo. Qua, qualche giorno fa, io ho visto questo programma su Rai 3 di Bollani, del suonatore di piano, e hanno suonato la Marcia di Esculapio. E questa parola mi ha subito divertito appena l'ho vista. Esculapio. Cosa di strano Esculapio? Beh, Esculapio, vi do un consiglio. Se tu provi a curiosare sul vocabolario, potrai trovare almeno 24 parole con una strana particolarità. Non è un gioco fanciullesco, però potete farlo per giocare con le parole e continuare. Preoccupati di trovare tutte le parole con questa caratteristica, ma con calma, come vi dicevo all'inizio, senza batticuore. Un po' sconclusionato, no? Però ci sono delle parole che hanno, adesso ve le indico in azzurro, che hanno qualcosa di curioso.
curioso. Curiosare, 24, fanciulesco, sono parole che hanno tutte le cinque vocali senza ripetizioni. Io quando sono andato a scuola ho fatto già in prima elementare una mezza discussione con la mia insegnante, perché mi ha detto che l'unica parola della lingua italiana con tutte le cinque vocali senza ripetizioni era aiuole. Forse anche voi avete in mente questa parola, forse è stata insegnata anche a voi. Però io ho controbattuto, ho detto no, l'unica è aquilone, perché aquilone ha tutte le cinque vocali senza ripetizioni. Non sono uniche, né aquilone né aiuole, però insomma anche la mia era valida, e la maestra non voleva darmi ragione che anche questa era valida. Però ce ne sono tantissime. E Esculapio, vedete, c'è una A, una E, una I, una O e una U. Esculapio è una di queste, quindi ce ne sono tante, e questo vi invito a curiosare sul vocabolario oppure cercarne voi di altre. Ce ne sono, il mio amico Roberto Toscano ne ha trovate 3.000 addirittura, anche qualcuna un po' non convenzionale, però insomma se ne ha trovate 3.000 vuol dire che ce ne sono tante e possiamo divertirci a trovare queste combinazioni. Un altro amico è Giuseppe Varaldo, Ligure, non so dirvi di dov'è. Lui ha scritto questo libro strano, All'alba Shahrazad andrà ammazzata, è l'episodio delle mille e una notte, no? Cosa di curioso questo titolo, il titolo di questo libro? Sono tutte le vocali, cioè, l'unica vocale presente è la A. All'alba Shahrazad andrà ammazzata. Però è divertente che lui ha tradotto anche in inglese, conservando la caratteristica, questo è davvero difficile. Shahrazad Shalang at Dawn. Anche in inglese solo la A, come scrittura, non come pronuncia. Beh, Giuseppe Varaldo fa parte dell'Oplepo, Oplepo, Opificio di Letteratura Potenziale. Ecco, se vi incuriosisce, se siete interessati, cercate questa cosa. Anche Odifreddi, Pier Giorgio Odifreddi, che ospite anche quest'anno della nostra festa di scienze e filosofia, fa parte dell'Oplepo, e poi ci sono tante, tante altre persone, anche Italo Calvino, giusto per dire un nome che conosciamo, un autore, faceva parte di questa associazione. E chi fa parte si diverte adesso è difficile dire, a inventare delle cose. Ecco, noi studenti che ci lamentiamo quanto è difficile scrivere questa cosa, quest'altra, questa terza. Ecco, loro si divertono a scriverle imponendosi di mettere nel testo degli ostacoli di carattere linguistico, sintattico, grammaticale, e riescono a scrivere il loro temino con questo ostacolo. Vediamo qualche esempio. La Genesi. Allora, questa è il racconto della prima parte della Bibbia. Signore sfaccendato spende settimana sistemando superfici sferiche, spargendoci sopra specie strane, salmoni, scoiattoli, somari, scrofe, sorci, scarafaggi. Sabato, sicuramente stanchissimo, sbaglia, soffia su sostanza sformata, scaturendovi un singolare soggetto somigliante a se stesso, sebbene sprovvisto a superpoteri, soprannominato Scimmione Sapientis Sapientis. Successivamente, sottraendogli scampolo situato sotto sterno, sforna sua sposa, secondo sbaglio. Suddetta signorina, sebbene sia stupida, saccente e scocciatrice, suscita scalpore scoprendo schiena, seno, sedere, sicché subito soggioga Scimmione sprovveduto. Spensierati si solazzano soli, sotto stelle splendenti. Serpente segnala saporita sacra specialità. Signorina segue suggerimento, Scimmione succube, saggia senza supporre successivi sviluppi. Signore scorge soggetti sazi, sopraggiunge sbraitando, sprintando. Stolti, strafocaste sacra specialità, scansati, scansati, smammate, se no sparo saette. Stai scherzando? Silenzio, stolti. Signorina, sognerai solenne sposalizio, sebbene successivamente spazzerai, sfornerai stufati, sparecchierai, stirerai, spolvererai senza sosta. Scimmione, sgobberai sempre. Spererai sedurre soavi signorine, sperperando soldi senza successo. Su via, signore, siamo seri. Silenzio. Studierete 16 stagioni. Sentirete suonare Sugar Free Spagna Scialpi. Sognerete
Sopporterete squali di show, sarà banda, sarà un amore, Sanremo. Sugli stadi sognerete scudetti senza soddisfazione, sarete sudditi sconosciuti senza scrupoli. Savonarola, Stalin, Savoia, Silvio, senza sentire seguito, scapparono, sperimentarono suicidio senza successo, sicché, sebbene si siano succeduti svariati secoli, successori seguitano a subire simili sciagure. Ecco, questo componimento è stato fatto dal mio amico Salvatore Brandi. E vedete, si può inventare una regola, una costrizione, per esempio in questo caso era tutte le parole devono iniziare con la lettera S e fare un componimento. Per cui da adesso in poi qualunque cosa che ci verrà data dai nostri insegnanti senza l'obbligo di una costrizione come in questo caso sarà una passeggiata di salute. Vediamo questa cosa, Pinocchio, io vi mostro solo la prima parte perché è lunghissima. Povero papà, palesemente provato penuria, prende prestito polveroso pezzopino, poi perfettamente preparatolo, pressatolo, pialla pialla, progetta, fabbrica nel pagliacetto. Prodigiosamente procrea, plasmando plasticamente, piccolo pupo pel pelato, pieghevole platano. Perbacco, pigola, può parlare, passeggiare, percorrere perimetri, pestare pavimento, precoce protagonista, però provvisto pallido pensiero, propenso a produrre pasticci. Pronunciando panzane, protubera propria proboscide pignosa, prolunga prominente pungiglione, profilo puntuto. Ecco, direte, chi ha composto questa cosa? Umberto Eco. Ecco, sappiamo chi è o chi era Umberto Eco e quindi, insomma, grande onore per lui che ha prodotto con la lettera P questo pregevole con la lettera P. Vabbè, insomma, adesso non mi viene il vocabolo con la lettera P, questa composizione. Ecco, vedete, si può fare di tutto. Per esempio, non so, vi lancio certe idee, quella tiritera, 33 trentini entrarono in Trento tutti 33, si può renderla una composizione dove tutte le parole iniziano con la lettera C, circa 5. 33 trentini, no? 33, quindi circa 5 cinquine, che casino con questa cifra, confermate? Cittadini cisalpini. Vedete, questo è pregevole perché, come dicevo prima, il percorso è lento. Uno deve un po' cercare sul vocabolario anche, o sull'Atlante anche, città conciliare, Trento, il Concilio di Trento. Deve cercare informazioni e poi ne verrà fuori un capolavoro. Ecco, questo vi invito a fare con calma, perché dopo si può fare anche con la lettera A. Ho alcuni attesini, adesso bisogna stare attenti, attesino, altoatesino, ecco, andavano all'unisono, ecco, all'unisono lo considero un'unica parola, quindi inizia per azzarderei ad ambio. Ambio è un modo di camminare del cavallo di alcuni quadrupedi. Ecco, vedete quante cose si scoprono giocando così. Facciamo una composizione con la S, super giù sei sestine, 33, Sarca, Sole, ecco, sono nomi geografici legati a Trento. Con la P, Plotoncino, persone provenienti, provincia prospiciente Pergine, Pergine Valsugana, io ci sono stato lì vicino a Trento, patapim, patapum, vedete, oppure con la I, indichiamo individui ipoalpini. Stanno sotto le Alpi, esatto, incontrabili in itinere Innsbruck, che si trova in Tirolo, se non sbaglio, e così via. Ecco, vedete quante cose si possono comporre così. E queste sono creazioni, dicevamo, dell'Oplepo, no? Dell'opificio di letteratura potenziale. Un altro mio amico, Lazzarin, Walter Lazzarin, è specialista in queste composizioni. E in onore di Dante, ha composto delle frasi, tutte Dante, tutte che iniziano con la D. Questo è solo l'incipit. Desidero desistere dal declamare drammi divini, dimenticando di determinare destini. Diversamente diventerò discepolo del dubbio. Dunque, degno di Dite, è la città di Dite, dimora delle dottrine dannate. Ecco, cercatelo su internet perché fa tante tante cose. Pensate, all'epoca, appena è venuta fuori la pandemia del Covid,
lui ha fatto quasi giornalmente una composizione con una lettera diversa, giorno per giorno. Una delle prime, o forse la prima che ho visto io, era questa. Carissimi connazionali, consultai circa 100 casi clinici chiedendomi come competere col coronavirus. Chiaro, col catenaccio. Il giorno che ci hanno obbligato a stare a casa, lui ha commentato così. E poi la composizione va ancora avanti. Ecco, divertitevi con queste cose e createne anche di migliori. Perché il gioco enigmistico anche può diventare un lavoro. Qualcuno ha creato questo slogan della birra Peroni per noi, che è l'anagramma, vedete, basta spostare una O o una N e da Peroni si ottiene per noi. Un altro gioco enigmistico è il logo e il nome di questa ditta, Etna Gigante. Ecco, vedete, Etna Gigante è stato scritto in modo che se tu lo specchi, leggi nuovamente Etna Gigante, viene fuori esattamente la stessa cosa, Etna Gigante, se lo leggi allo specchio. E questo è l'insegna della ditta di certe persone, non so cosa faccia di preciso. In questi giorni proprio ho visto in televisione la pubblicità di Re Salmone, è una parodia di Re Salomone, ovviamente. Si vede che la persona ha lo spirito, così che ha fatto questo nome, allo spirito enigmistico, anche perché sotto hanno scritto ti amo, ribadendo che amo è la parola più pericolosa per il pesce e per l'uomo, la parola amo, è certo, intesa come verbo e intesa come sostantivo. Sostantivo per pesce, verbo per l'uomo. Tra l'altro, a proposito di amo, adesso mi è venuto in mente, c'è la parola, una parola magnifica in lingua italiana, amiamo. Amiamo è formata da ami, tu ami, amo, io amo. E se tu ami, io amo, mettendo insieme viene fuori amiamo. Quindi unendo le due parole viene fuori proprio ciò che risulta unendo anche come senso. Ma capita di guardare un po' tutto su internet così. Io così ogni tanto mi diverto alle battute di Pera, così si firma un amico che pubblica queste cose. Secondo te sono inglassata? A che ora ci vediamo? Facciamo per le due. Nessuno ci console? Ecco, va bene. Grazie ancora. Va bene, insomma, sono battute, sono divertimenti così. Però questi giochi di parole li fanno anche questi due personaggi che forse a voi ragazzi sono abbastanza familiari. Questa è un'immagine tratta da una loro canzone recente. Forse vi viene in mente anche il titolo, forse qualcuno capisce il motivo per cui l'ho inserita. Vorrei ma non posto, questo è il titolo. Beh, vorrei ma non posto, ovviamente, è la parodia, è la storpiatura di vorrei ma non posso. C'è una lettera cambiata. E loro ci hanno fatto una canzone, penso anche di successo. Se sono riuscito a scoprirlo io, vuol dire che è molto, molto così in voga, che non sono. Però io avevo già composto delle cose simili e adesso vi sfido a voi. Ecco, vediamo il gioco. Vorrei ma non posto. C'è da una parola, da una frase che abbiamo già pronunciato, o sentito, o letto da qualche parte. Storpiando una lettera viene fuori la didascalia di questa immagine. C'è un autobus, 20 pilastro. Adesso parto con questo bus, dice la persona. Quale potrebbe essere il titolo storpiato e quale potrebbe essere il titolo nuovo di questa didascalia, la didascalia di questa immagine? Pensateci un po'. Via col 20, c'è il numero 20 questo bus, che è la parodia di Via col vento, il romanzo della Mitchell. Ne vediamo qualche altro. Qua ci sono tanti barili, barili che si possono dire anche. Vediamo se a qualcuno viene in mente. Non so se avete la possibilità di commentare, comunque.
se qualcuno commenta dopo noi leggiamo qui, altrimenti vado avanti. Quanti saranno? Allora, la didascalia è Le mille e una botte, parodia di Le mille e una notte, di autori vari. Questa è la prova dell'anno scorso. I ragazzi stanno affrontando una prova, un esame, come si dice, bisogna un sinonimo. Ecco, vedi come bisogna passare in rassegna tanti sinonimi fino a che non viene uno che permette il gioco di parole. È dell'anno scorso, quindi c'era una volta il test, che ricorda c'era una volta il West, il film di Sergio Leone. Queste musiche sono bellissime. C'è la banda, quindi che musica suona una banda? Anche aiutati dal commento che queste musiche sono bellissime. Questi saranno i migliori inni. Ci ricordiamo dei I migliori anni, una canzone di Renato Zero. E poi mi sembra anche il titolo di una trasmissione che hanno fatto. Me la taglierò non appena non sarà più di moda. Me la taglierò, quindi non parla dei baffi, parla di quell'altra cosa che questo personaggio tiene bene coltivata. Finché è di moda me la tengo, in pratica dice. Quindi finché la barba va, me la tengo. Parodia di Finché la barca va, famosa canzone di Orietta Berti. Imposta al navigatore, andremo dal fratello di mamma. Il fratello di mamma, cioè andremo dallo. E imposta il navigatore. Il navigatore come si chiama? La capanna dello zio? Tom Tom. La capanna di Enrichetta Becker Stowe. La capanna dello zio. Ecco, qui non ho cambiato una lettera come avevo detto prima, ho aggiunto una parola, insomma, comunque una piccola storpiatura. Visto quello che hai combinato, a letto senza cena. Quella barca è rovinata male, quindi. E poi a letto senza cena. Relitto e castigo. Delitto e castigo di Fyodor Dostoevskij. Sono il dio del mare, io. Il dio del mare, Poseidone per i greci e per i latini è Nettuno. Il mio nome è Nettuno. Invece c'è il film di Tonino Valeri, Il mio nome è Nessuno. Ritiro 5.000 euro come ogni mese. Qual è il titolo che potremmo dare a questa immagine di questa persona che imposta alla posta, mi sembra che sia alla posta, ritira, è anziano, alta pensione, perché c'è alta tensione di Rai. Oggi Fantozzi si è svegliato all'ultimo momento. Vediamo cosa ci suggerisce. Vedete, io colgo immagini da tutte le parti perché sempre c'è un motivo per dire qualcosa di, diciamo, con lo spirito enigmistico. Un giorno in premura c'è il film di Stefano Vicario, Un giorno in pretura. Chi la vuole? Cosa c'è lì in quel grande vassoio? E ce n'è tanta, tanta, tanta. Lui chiede chi la vuole perché c'è pasta per te. C'è posta per te, titolo, vabbè, anche adesso di un programma televisivo. Ecco qui, è quella lì, indicata dalla freccia, quello è un maiale, quindi quella è fronte del porco, la fronte. Invece c'è il film di Elia Kazan, il fronte, però mettendo senza articolo, fronte del porco, fronte del porto. Beh, 150 grammi, basta fare una opera di conversione con le di unità di misura è un etto e mezzo, e otto e mezzo è il famoso film di Federico Fellini. Ecco, vedete, ce ne sono tantissimi di questi giochini che siano il prisma, i solidi sospetti. I
soliti sospetti. Voglio andare a nanna, altrimenti strillo! Molto rumore per culla. Di Shakespeare, la commedia di Shakespeare. E così avanti, torte a Venezia, morte dei figli di Luchino Visconti. Fatemi passare, questo forse è l'ultimo. Spostatevi un po', dai, andate più a destra, lasciatemi spazio. Mamma mia, questo signore che va a cavallo è proprio il cavaliere insistente che ci ricorda l'opera di Italo Calvino. Vi ricordo che avevo già citato Italo Calvino perché lui stesso faceva parte dell'Oplepo, era un appassionato di questi giochi di parole che si vedono anche nelle sue opere. Enorme questo fatto da uno struzzo, e se questo è un uovo, è il romanzo di Levi. Primo Levi, anche questo. Eccoci, queste cose possono forse tirar fuori un sorriso o così. Di queste cose ha parlato recentemente anche Roberto Vecchioni nel programma di Rai 3 che si tiene il sabato alle 8:15 circa su Rai 3, come dicevo. Lui è un mio collega perché scriviamo entrambi su un libro, su una rivista di enigmistica, La Sibilla. Se qualcuno comunque è interessato a queste cose che dico, può scrivermi un messaggio sul mio sito, Giorgio Denny, mi trovate, e vi metto io in contatto, vi do indicazioni anche per trovare questa rivista. Allora, lui, potete trovare anche dei vecchi filmati, lui parla di questa rivista perché su questa rivista noi pubblichiamo questi giochi, questi giochi di parole, noi li chiamiamo tarocchi. Ecco, e questa è la rivista. La Sibilla esce ogni 2 mesi e là si fa non solo giochi enigmistici, ma proprio come ho introdotto oggi, una cultura enigmistica con documentazioni, episodi storici e tante trovate curiose. E Gringoire, mio amico giovane Gringoire, avrà la metà dei miei anni. Lui ci ha fatto notare proprio nell'ultima rivista che i tarocchi, questi nostri giochi di manipolare un titolo, sono casi di intertestualità. Questo è detto in un libro di un linguista, linguistica italiana di Massimo Palermo. Per cui noi, io così forse vi presento tutte queste cose come giochini o giochi. In realtà, volendo, la linguistica o chi insomma è dentro in queste cose può presentarle e sono veramente delle cose, delle pagine grandi della lingua italiana da studiare. Una cosa che ho trovato tempo fa, scuola elementare, l'anagramma. Ho già parlato prima, ho tradotto l'anagramma, per chi non lo sapesse, ecco, vuol dire prendere di una frase o di una parola tutte le lettere e spostarle e trovare una nuova frase. Adesso vi mostro così anche così uno vede con calma, ho detto io prima di fare con calma le cose, non con fretta. Spostiamo per esempio la S qui, la C, io so già cosa verrà fuori, ma vi mostro, spostiamo la U, la O, la L, la mettiamo qui, la A, così seguita che non è un tarocco, ma l'anagramma è vero, L, qualcuno già immagina cosa può venire fuori, la E la spostiamo qui. La M è qui, adesso la E è qui, ah, qui, scusate. Ecco, aule con le maestre, vedete, da scuola elementare tutte le 16 lettere spostate giù danno aule con le maestre, questa nuova frase. E questo è l'anagramma. E aule con le maestre è proprio la spiegazione di cos'è una scuola elementare. Vabbè, adesso si chiama scuola primaria, però. Ecco, almeno quelli che hanno una certa età continuano a chiamarla scuola elementare. E questo è un bell'anagramma, secondo me. E noi abbiamo adesso con le tecnologie moderne anche dei mezzi per farci fare dal computer degli anagrammi, però salta leone, cerume e anagramma di scuola elementare, però non vuol dire niente. Cesellatura, nome, nemmeno, direi io. Acetosele, murena, niente. Ci sono, ecco, vedi, telescuola menare, menare telescuola. Però che da scuola venga fuori l'anagramma telescuola, l'enigmista non diverte tanto, come da dentista viene fuori sdentati, vabbè, abbiamo spostato solo 2 lettere in tutto,
La radice è quella, quindi è chiaro che venga fuori. È interessante questo anagramma, esalteremo lacune, però insomma non mi sembra che sia lo spirito della scuola elementare, può far sorridere, però ecco, io dico che solo facendo a mano, su un pezzo di carta, io di solito faccio con le lettere dello scarabeo, sono di là, ecco, però manipolo le lettere dello scarabeo e riesco a trovare questi anagrammi che possiamo fare solo con la nostra mente e non affidandoci a un computer. Con la nostra mente possiamo fare tutto, per esempio, adesso vi leggo il testo di una canzone, I treni di Teser, non so se l'avete sentita, leggo il testo. Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosère. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora i lenti, anche qui parlano di lentezza come noi prima all'inizio, no? I treni per Tosère. Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distese di sale. È un ricordo di me come un incantesimo e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti i treni per Tosère. Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni per Tosère. Non so se ricordate chi ha scritto questa o cantato questa canzone e poi questa località, non so dove si trovi. Allora ci vuole un po' di spiegazione. Vediamo la spiegazione. Un'onirica cittadina tunisina. Ah, ecco, vedi, ho scoperto che è in Tunisia. Un lago, infatti parlava anche del lago, tra scenari desolati e riarsi in una terra irripetibile, rievocata dalle ugole malinconiche di Franco Battiato e Alice. Ecco, adesso ricordo che la cantavano loro, anche in coppia. Sembra un inno alla decrescita felice nella nostalgia di una vita essenziale segnata dagli elementi puri del paesaggio assolato. È un Mediterraneo ventoso di rena, sfumato d'azzurro. Un Sahara di dune polverose, un passaggio a sud tra ruderi, vegliarde a volte in nero e poveri viandanti, per arrivare stremati e intorpiditi nei nervi, ma senza pentimenti in cuore. Riprovare ad attendere le vere vertigini, ritornare privi di paure. Beh, questo, diciamo, è il commento alla canzone, ci spiegano chi l'ha cantata, ci spiegano dove si trovi Tosère. E questo l'ha scritto Daniele Di Stefano. Cosa c'è di strano? C'è che questa cosa scritta in arancione è l'esatto anagramma di questa cosa scritta in verde. Se volete fissarvi, contiamo le F, ecco, vediamo, c'è una F qui. Vabbè, comunque l'avevo già controllata, c'è un'altra F qui, mi sembra che ce ne siano tre. La velocità frontiera 3 e se guardate da qui da quest'altra parte ci sono tre F. Qui vedo una H sola in questa seconda parte e nella prima parte ci sarà anche da qualche parte chiese una H. Ecco, questa parte è l'anagramma di quest'altra. Vedete, si può fare anche questo. Quindi adesso la nostra fantasia può spaziare, possiamo inventare di tutto perché insomma abbiamo già visto. Chi vuole accontentarci di frasi più brevi può trovare queste. Alta solennità, l'anagramma, il Santo Natale. Regalo di Natale, donate allegria. Questo è diciamo, l'invito che ci ha fatto un mio amico Guido Iacetta, grande enigmista. Il suo regalo di Natale è stato questo anagramma che insomma è un messaggio. Ecco, vedete, noi cerchiamo anche ma nel nostro piccolo così di far divertire e anche di dare questo messaggio positivo, ecco. Con l'anagramma non si prende in giro nessuno, però insomma si fanno queste cose. La storia dell'anagramma così ci riporta a Licofrone di Calcide nel terzo secolo avanti Cristo, quindi insomma lui così per rendersi simpatico a Tolomeo ha composto questo anagramma, Ptolemaios Apomelitos, vicino al miele. E c'erano dei figuranti che portavano queste lettere, come io manovro le lettere dello scarabeo, così c'erano questi figuranti. Prima c'era la scritta Apomelitos, poi Ptolemaios e aveva l'aumento di stipendio. Poi ha fatto l'anagramma di Arsinoe, che era la moglie di Tolomeo,
Erasion, la violetta di Giunone, altro aumento di stipendio. Ecco, a parte gli scherzi, io ho composto parecchi anagrammi sui nomi di personaggi famosi. Fiutò, scappò. Questo potete farlo voi, vi invito a farlo anche con i nomi dei personaggi che conoscete, i vostri amici o anche voi stessi. Fiutò, scappò. Questo è un ciclista che fiutava il momento giusto per andare in fuga. Qual è il nome? Fausto Coppi. Poi c'è prenotò a Elba, pena, no? Beh, c'è un personaggio famoso che ha prenotato le sue, non so se erano proprio vacanze, all'isola d'Elba. E chi è? Napoleone Bonaparte. Vedete, ho tirato prima fuori le lettere per scrivere Elba, E-L-B-A, e poi con le altre ho cercato di costruire una frase. Ma provate voi, magari anche tirando fuori Elba, poi con le altre forse si può fare anche qualcosa di meglio. Tace, crea strade d'umiltà. E questo è un personaggio, adesso è morto da parecchi anni, però quando parlo di umiltà, vedete una parola di 5, una di 6, una di 2 e una di 8 lettere. Quando si parla di umiltà dovrebbe quasi venire in mente questo personaggio, una vecchina, Madre Teresa di Calcutta, e questo è il suo anagramma del suo nome esatto. Non era questo il suo nome di nascita, però il nome con il quale era conosciuta io ho anagrammato questo. Che Charlon? Che Charlon l'ho detta così apposta forse alla veneziana, perché questo personaggio che ha un'unica parola come nome, è proprio un ciarlone, cioè parla male, così ne combina, Arlecchino. Ecco, questo è stato pubblicato su una rivista, vedete Giorgio D. sono io, diceva gnam, perché lui presenta cose. Programmi culinari nei quali si parla di cibi e di ricette, e gnam è il verbo onomatopeico che indica qualcosa da mangiare, qualcosa di gustoso. Davide Mengacci. Donerai Sprint, eh sì, certo, perché di tutti i presidenti della Repubblica che abbiamo avuto, secondo me questo è, forse era il più vecchio, non so se dico giusto, però era senz'altro quello che. Secondo la mia sensazione, ha dato più sprint ed era bello vivace ed è Sandro Pertini, e questo è l'anagramma del suo nome. Ci svelò Sbirulino. I più giovani non lo sanno, ma Sbirulino era un personaggio presentato da Sandra Mondaini in televisione. Però questo non è l'anagramma di Sandra Mondaini. Siccome Sandra Mondaini è stata uno dei primi personaggi che è andato nella TV privata di Berlusconi. Allora, questo è l'anagramma di Silvio Berlusconi che ci ha svelato, ci ha fatto vedere Sbirulino avendo appreso Sandra Mondaini e Raimondo Vianello nella sua televisione. Ecco, questo è anche un anagramma creato da me, Abiti tua gloria. Infatti, questo personaggio creava degli abiti e si chiama Laura Biagiotti. Dite, non potevo dimenticare questo personaggio. Ho visto che a Foligno ci sono anche delle conferenze proprio su questo personaggio, Lia i Grane. C'è un personaggio che ci dice che ci sono delle grane nella città di Dite, e questo personaggio ovviamente è Dante Alighieri. Si sa andare in TV, questa forse la conoscete, e spesso in televisione ha inciso tantissime canzoni, è Cristina D'Avena. Vedete, volendo creare, la prima cosa che noto è T, ci sono le lettere per scrivere TV, e poi con il resto si costruisce tutto. Tra l'altro, per creare un anagramma, qui vedo che ci sono in Cristina D'Avena ci sono due consonanti più delle vocali, e quindi devo consumare due consonanti in più. Scrivendo TV mi restano in numero pari, in ugual numero, le vocali e le consonanti, e quindi è più facile poi da manovrare per scrivere il resto della frase. E Dio, penso, eh sì, è un dio per la cultura greca, Poseidone. Cosa guardo? Rai, questo è un personaggio che forse conosciamo, è spesso in televisione, è spesso alla Rai, Corrado Auges, al quale ho anche consegnato a un certo punto anche l'anagramma del suo nome. E questo stimoli i cartelloni, perché lo vediamo a Striscia Notizia che presenta i cartelloni. E questo naturalmente è Militello, Cristiano Militello. E questo, ed è questo che è bello, con tre parole viene fuori l'anagramma.
Podio al Milan, ecco qui anche per mostrarvi un po' le varianti che si possono fare. Podio al Milan è l'anagramma del nome di un calciatore. Adesso io non seguo il calcio, mi sembra che non giochi più, o non so, o forse non è più nel Milan. Comunque, quando ho creato questo anagramma era nel Milan ed è Paolo Maldini. Podio al Milan. E beh, insomma, è pertinente perché giocando nel Milan c'è anche questo doma i palloni. Che si può cambiare, ecco, vedete, doma i palloni per quando gioca. Se va in pensione o se abbandona il gioco, domai si mette al passato remoto. Ecco, vedete, la lingua italiana ci permette anche tutte queste acrobazie. Anche mondiali o plà, solo che io l'ho fatto quando c'erano i mondiali, però l'Italia, adesso non so dirvi l'anno, è stata cacciata fuori subito al primo incontro o qualcosa del genere, per cui non so se va bene, però insomma io l'ho fatto e dopo ci sono, vengo da Polonia e qui c'è, vengo dalla Polonia, c'è un errore così di un po' di cacofonia forse, però questo personaggio, 8 lettere, 5 lettere, 7 lettere, avrebbe pronunciato proprio così e viene dalla Polonia. Giovanni Paolo II, ecco, ho in mente il discorso che ha fatto appena nominato Papa, aveva detto vengo da un paese, di un paese lontano, mi sembra così, e quindi la frase potrebbe essere pertinente. Naturalmente, tutti questi esempi che vi mostro possono essere rielaborati da voi e ne trovate di migliori. E questo però, questo posso inventarlo solo io, non può inventarlo un altro. Voi potreste fare un altro. Ripeto, anche migliore, però questo no, questo lo faccio io, questo qui, proprio questo che adesso vi mostro. Perché? Perché Leonardo da Vinci, io ho la spiegazione di tutte, del motivo per cui è riuscito a fare tutte le scoperte, le invenzioni, perché l'anagramma del suo nome è Lavorai con Dendi. Ecco, vedete qua, ovviamente è una battuta, però insomma, vedete quante cose si possono fare. Ve l'ho mostrato un po' per così, egocentrismo, non so se si dice così, ma un po' per mostrarvi che i giochi alla fine li faccio io perché solo io avrei potuto trovare questo e invito voi a fare altrettanto, altre trovate che potete fare voi. L'anagramma del mio nome, ma mi è venuto genio di grido, pazienza. Magari non saremo d'accordo sulla frase che viene fuori, però almeno come lettere batte. Eccoci qua. Ricordiamo però che, così anche per rendervi più vicino alle vostre conoscenze, che a parte l'Icofrone di Calcide, c'è anche questo cantante che ha citato un anagramma di Tiziano Ferro in una sua canzone. Notizia è l'anagramma del mio nome, Tiziano Ferro, no? Ecco, vedete, basta spostare. No, Tizia, basta spostare NO in fondo, qui è abbastanza anche immediato. I puristi direbbero non è un anagramma, ma uno spostamento di sillaba, perché basta spostare la sillaba NO, comunque rientra nell'anagramma. Eccoci, tutte le cose, avete capito, insomma, il mio spirito, tutte le cose sono un pretesto per scoprire, cioè inventare io, o per scoprire perché ha inventato qualcun altro un gioco enigmistico e una curiosità. E così anche qualche volta scoprire nuove parole della lingua italiana. Tanti lati, lati tanti. Questo è un programma di Ale Franz. Tanti lati, lati tanti. E come vedete c'è questa è una charada, no? La parola lati, attaccata alla parola tanti, da fuori un'altra parola, lati tanti. Ci sono giochi di parole poi che nella lingua italiana non possono essere tradotti. Per esempio questo ritaglio di un episodio di Colombo, la notte che mi uccisero, di Abigail Mitchell. Questa è l'autrice di romanzi polizieschi e ha scritto La notte che fui uccisa, ucciso, l'ha messo nella sua cassaforte. E poi ha ucciso il marito della figlia, il marito della nipote, chiudendolo nella stessa cassaforte. E lui ha lasciato un indizio, con un cerino ha coperto questa cosa, la notte, in modo che venga fuori la scritta Io fui ucciso ecco, da Abigail Mitchell. E quindi ha palesato chi è l'assassina.
in italiano non rende perché la nota che fui ucciso di, oppure io fui ucciso da Abigail Mitchell, di da non va bene. Però vedete, la preposizione in inglese è una preposizione da, sì, una preposizione, rende il gioco un bisticcio, ecco, un bisenso, come volete dirlo. Ci saranno altri casi che magari nella lingua italiana vengono fuori. Tanti se li presenta anche Frassica. Il vincitore di Sanremo è stato Diodato secondo Gabbani. Ma lui diceva non che Gabbani è arrivato secondo, ma secondo l'opinione di Gabbani il vincitore è stato Diodato. Ecco, questo è un bisticcio. Come nel film Gli Dèi dell'Olimpo, per Zeus è stato scelto Beppe Fiorello, dice Frassica, e Fazio che gli fa da spalla dice: ah, per Bacco. No, no, non per Bacco, ma per Zeus. Però adesso, guardate, non mi era mai venuto in mente, adesso. Però non è corretto, perché Zeus è un dio della letteratura greca e Bacco della letteratura latina. Chissà se c'è un'altra combinazione per la quale si può mettere a posto, però indifferente, però comunque apprezziamo il gioco e divertiamoci con questo. Guardate che anche le istituzioni giocano sulle parole. L'Italia, questo è uno spot che è apparso in televisione l'anno scorso, da 50 anni abbiamo tante regioni per amarla. Ecco, non so che mestiere farete da grandi, magari se sarete così inventori o di battute di questo tipo, potreste fare anche avere una carriera. Ci scusiamo con gli spettatori, con i telespettatori, ma a causa del mare troppo calmo, la diretta della gara di surf non andrà in onda. Non andrà in onda o non andrà in onda? Non andrà in onda, va bene. Adesso vi propongo sei personaggi. Tra questi, uno ha il nome, cioè nome e cognome, davvero curioso. Chi? Li conoscete? Bobby Solo, Rita Berti, Eugenio Bennato, Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri o Serena Utieri. Vedete quanto lavoro di vocabolario può venire fuori dalla passione dell'enigmistica. Eugenio Bennato, perché è curioso questo Eugenio Bennato? Perché eugenos, in greco, oh, eugenes dicono, ok, significa bennato. Beh, eu è il prefisso per bene, no? Tutte tante parole che iniziano con eu significano bene. E genos, dal verbo genomai, generare, ok. Ah, genos, ok, vedi, genos che avevo detto io. Significa nato, origine. Quindi Eugenio significa bennato. E bennato è bennato di nuovo. Ecco, una curiosità, non so quanti ci avranno fatto caso. Opera, la pera, vedete, ci sono tante, delizioso un sapore che ti puglia, tante combinazioni nelle quali troviamo dei giochi enigmistici. Magari un inventore potrebbe essere uno di voi. Beppe Varaldo, che è un amico che avevo citato già prima, che fa parte dell'Oplepo, ha composto questa cosa mega galattica per commentare una partita di calcio, che adesso io non saprei neanche dirvi, ed è un palindromo, cioè leggendo dall'inizio, oppure anche dalla fine, che riporto qui sotto, si legge la stessa cosa. Ai lati a esordire, se leggete da qui vedete ai lati a esordir, eccetera, eccetera, eccetera. Vedi anche jet set, la Ilunga diventa Juve Italia e così via. Ci sono anche delle parole un po' storpiate, però vedi, io vedo qui zoff, utina ma in latino, magari, no? Mi sembra che significhi, eccetera, eccetera. Però vedete che gran lavoro, che gran calma si sarà preso a questo tipo, questo amico, per comporre tutta questa cosa, e con gran calma vi assicuro che si fa tutto. Questo l'ha detto questa frase Raymond Queneau, che era, diciamo, è stato uno degli inventori, non so se l'ho citato prima, in Francia, dell'analogo del nostro Oplepo. Lui ha detto: lo scopo dei nostri lavori, ma produrre agli scrittori, proporre agli scrittori nuove strutture di natura matematica e inventare nuovi procedimenti. La regola te la fai tu, artificiali o meccanici, contribuendo all'attività letteraria. Ok? Un contributo alla creatività.
Ecco perché si possono creare delle cose nuove. Anche George Perec era uno dei soci di questa società in Francia e lui dice: la pazienza che occorre per riuscire a lineare 11 versi di 11 sillabe l'uno, 11 decasillabi, che occorre per lineare 11 versi di 11 sillabe, è niente in paragone del terrore che mi incuterebbe lo scrivere poesia liberamente. Cioè lui, con queste costrizioni di dover rispettare certe regole, si trova più libero a parlare di come lo sarebbe se potesse scrivere qualunque cosa. Infatti ha scritto questa cosa qui, le ripartite. Ah no, non ha scritto lui, qualcun altro ha scritto, cioè non sono l'autore, scusate. E già potrei iniziare così, in questo modo lento, anche un poco spento, un'anemica maniera di concentrarmi per produrre qualcosa, però non si capisce di cosa stia parlando l'autore. Aspetta, ve lo scrivo in un altro carattere. Così si capisce meglio? Neanche, lo scrivo così, dai. E già potrei iniziare così, in questo modo lento e anche un poco spento. Allora, questo autore ha letto da qualche parte che la lettera E è la più diffusa nella lingua italiana. In tutti gli scritti la E compare di media più volte di ciascuna altra lettera, cioè una volta ogni 9 caratteri, saltando gli apostrofi, la punteggiatura e lo spazio. Una volta ogni 9. E allora lui ha composto questa cosa dove esattamente ogni 9 lettere e in nessun altro posto c'è una E. Ma se lui è riuscito a farlo, vuol dire che si può fare di tutto. Eccoci, quando c'è stato il rapimento di Aldo Moro, un altro amico qua appassionato dei nostri giochi ha composto questa cosa. Qual è la caratteristica? È che sono tutte sigle automobilistiche dell'epoca, adesso non so se qualcuna è cambiata o ce ne sono delle nuove, comunque dell'epoca di targhe italiane. K Cagliari, Ro Rovigo, MO Modena, RO Rovigo, No Novara, Na Napoli e così via. Le Lecce, Brindisi e così via. Chi spara? CH, Chieti, IS, Isernia, Palermo. Eccoci, vedete cosa si può fare. Questo è sempre di Beppe Varaldo, la Genesi, qua parla della creazione del mondo usando solo la lettera, l'unica lettera, l'unica vocale è la E. E c'è anche Weekend, vedete, Weekend, l'unica lettera scritta, quindi. Analogamente, qua parla dell'episodio di Noè usando soltanto la. Ecco, il nostro tempo qui adesso sta forse per finire, allora vado veloce. Si può fare anche Eden, c'ha due consonanti D e N, e qua facciamo una composizione dove usiamo solo la D e la N come consonante. Ecco, la lingua italiana veramente ci offre un po' di tutto. E allora io vi propongo quest'ultimo gioco dove. Lo vedete anche sul mio sito, ecco, sul mio sito ci sono tante cose, se siete interessati a queste cose, vedete, io abbino delle persone o unisco più persone che hanno delle caratteristiche, per esempio nei cognomi, questa è l'attrice Giovanna Mezzanotte, Mezzogiorno, e questa è la cantante Silvia Mezzanotte. Questi sono due cantanti, forse li conoscete, Mango e Fragola, nomi di frutta. Il gatto, Gatto Panceri, e la volpe, Adriana Volpe, il gatto e la volpe, come nella canzone di Bennato. Poi chi c'è qui? Beh, abbiamo Beppe Grillo, Maurizio Mosca, il giornalista, e il giornalista Bruno Vespa. Ecco, si può spaziare. Abba ha cercato una vecchia presentatrice della Rai, e Gerardina ha trovato, cercato, trovato. La regina e la regina. Vabbè, formazione vecchia, non so se Massimo Maccarone, io non so chi siano questi, però ho trovato i nomi, e Kevin Lasagna. Vabbè, insomma, ora di pranzo. Mirko il cane, questo è un cantante che ha vinto, o non so se ha partecipato a Sanremo nelle ultime edizioni. Stefania Petix e Bassotto. Mirko il cane. Dopo, questi sono amici che anche quest'anno partecipano alla festa di scienza e di filosofia di Foligno. Pietro Bianucci, che io avevo conosciuto già a Torino, mi aveva presentato in uno spettacolo che ho tenuto in un teatro. Umbrio ci piace perché questo è veramente un forte così divulgatore. L'anagramma di Roberto Battiston, che era presidente dell'ente spaziale, sì, tratto ben robot. E beh, nello spazio
Sì, ci sono i robot. Ecco, questa vedete dal nostro cartellino. Qua siamo al Festival di Foligno di alcuni anni fa. Anche quest'anno l'amico professor Battistone è presente. Fernando Ferroni, lui è il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN. E in Fernando Ferroni ci sono le lettere per scrivere INFN. E lui è l'anagramma. Renderò l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare un faro nel mondo con le sue innovazioni. Questo amico era ospite, adesso non ricordo, mi sembra 2 o 3 anni fa a Foligno, Gino Strada. Tra gli anagrammi che ho composto, mi è piaciuto questo da sognarti per ringraziarlo del lavoro che svolge per l'umanità. Forse questo lo conoscete, è un folignate, Andrea Paris, io l'ho incontrato. E qui vicino a Trieste, adesso non ricordo dove, è uno spettacolo, e veramente sono stato frastornato dalle sue chiacchiere, dai suoi modi, però ne combinava, ce ne ha combinate di tutti i colori, e io ho commentato Sara Pir, e mi chiedo se questo è opera del suo DNA o è un'altra così qualità sua che viene fuori da qualche... E comunque questo è l'anagramma del suo nome. Se avete piacere, create un anagramma migliore e consegnatelo, visto che lui abita a Foligno da qualche parte, forse lo conoscete. E dopo mi fa piacere ricordare l'amico, il professor Pietro Greco, che ci ha lasciato quest'anno, e un grande, grande divulgatore. Io forse neanche non sono riuscito ad apprezzare tutte queste sue qualità, però è veramente un grande personaggio che ha lasciato tante cose, e tra l'altro lui ha scritto anche un libro su Pi greco, che è 3 e qualcosina. E allora l'anagramma del suo nome è Pietro Greco, anagrammato Pi greco, 3 o qualcos'altro, o un altro numero che ci spiegherai. Allora, con questa diapositiva io voglio salutare ancora una volta e ricordare l'amico Pietro Greco, che ho conosciuto anche a Foligno. Ringrazio anche voi, non so se ci sono delle domande o delle altre cose da dire. Io vorrei dirvi che vedete quante curiosità anche in una settimana enigmistica. Non so se hanno fatto apposta o se mi hanno voluto dedicare questo gioco, ma insomma ci sono tante cose che dopo qualcuno mi ha detto: guarda che ho risolto il tuo gioco, in realtà l'autore è un altro, io non c'entro niente, però semplicemente ci sono stato io. Io, ecco, con questo io cerco, con queste cose che vi ho spiegato oggi, vi ho detto, io cerco di divertirmi e spero anche di divertire un po' gli altri, però anche dando degli spunti per stare sempre con gli occhi ben aperti a cercare con calma e non in fretta delle curiosità. Vedete che durante una partita dell'eredità io dico che mi hanno dedicato un gioco perché c'è scritto addendi, in realtà non è assolutamente vero, è capitato così perché chiedevano invertendo il loro ordine, il risultato non cambia, la risposta era addendi. Però a me piace dire che hanno dedicato a me il gioco. E comunque adesso io vi ringrazio. Ci rivedremo in presenza il prossimo anno, e se il professore Mingarelli mi chiamerà ancora, se qualcuno ha da dire qualcosa, adesso io non so se vuole chiedermi o se no io sono disponibile nel mio sito, potete contattami eventualmente per dirmi qualcosa. E io ci sarò anche domani. Domani, a parte l'ultima e la prima diapositiva, le altre saranno diverse e parleremo di qualche gioco enigmistico, perché adesso ho cercato così di darvi lo spirito enigmistico e non ho presentato nulla, insomma, non ho dato i nomi dei giochi. Adesso vediamo la professoressa se ha qualcosa da commentare o da dire. Sì, allora intanto ringraziamo Giorgio Dendi per questa veramente divertente, brillante conferenza perché è stata molto istruttiva e i commenti che ho letto sono molto positivi, quindi hai ricevuto molti complimenti. È stata una esposizione brillante, però che ci ha fatto riflettere sull'uso della lingua italiana, su come viene usata e su come può essere utilizzata. Ci ha fatto riflettere, ci ha aperto un mondo sui sinonimi, sull'etimologia delle parole, sulle curiosità linguistiche, sugli anagrammi. E quindi veramente lo ringraziamo perché è stata veramente una bella esposizione.
Scusate, grazie. scusate, io non Ah, ho ci sono letto i delle commenti. domande. Benissimo, Io benissimo, non ero vediamo. commenti, non avevo letto i commenti No, avevano perché. detto sì, che l'avrebbero messo Eh sì, in però. evidenza. Sì, ecco, Floriana Chierca aveva commentato di Calvino, forse avevo detto qualcosa di errato, allora vi chiedo scusa, però. Ok. Ah, c'è Roberto Morassi ecco, che lui, ecco, che ha. È lui l'autore di 3.000, lo scopritore di 3.000 parole della lingua con tutte le cinque vocali, tra le persone che hanno commentato. Ecco, scusa, com'era il commento? C'era una domanda? È andato via, non sono riuscito a leggere. Se lo mettono in sovraimpressione, perché da qui non lo vedo poi. Ecco, scusate, io sono un po' maldestro con la tecnologia. Ecco, Calvino, ecco, questo era, forse ho detto un errore. Floriana, saluto allora Floriana che ci segue. Suo padre, mamma mia, suo padre era un grande enigmista e ci ha lasciato perché, insomma, all'età che avrebbe tanta età, mi dispiace, l'ho conosciuto, era un grande studioso della lingua italiana ed era un appartenente dell'associazione dell'Oplepo. Ringrazio anche lei di aver sentito. Ecco, avevo detto una cosa sbagliata. Adesso non riesco finché la barba va. Ok, per prossima conferenza, grazie. Usare la lingua, ecco, la propria lingua per comunicare correttamente. Io nella fretta forse ho detto anche, mi sono accorto di un errore, l'ho fatto così nella lingua italiana, domando scusa, ma svegli i neuroni, brava, chi ha scritto Anna Maria Veronesi? Ok, va bene, mi piace, ok. Vabbè, professoressa, avevi qualche domanda, forse, non so se. No, no, per me è stato veramente molto interessante e credo che anche tutti coloro che ci hanno seguito abbiano avuto insomma la stessa impressione. Quindi io spero che i ragazzi abbiano trovato spunto insomma da questo suo intervento, ecco, che possano utilizzare più anche, perché no, la settimana enigmistica, giochi simili per conoscere insomma, Sì, più approfonditamente la la lingua italiana, insomma, perché è un settimana modo. enigmistica, secondo me, anche rispetta le regole, cioè molto, molto pignola anche nei piccoli dettagli di non sbagliare, per cui anche è una buona fonte di così, stimoli segue sempre una certa traccia e non, diciamo, non parla in momenti diversi dandoti due cose che potrebbero farti confusione. Forse segue le regole più degli altri. Va bene. No, io ci sono anche domani, casomai. Sì, va bene, grazie. Magari la seguiremo di nuovo, perché è stato veramente molto appassionante e interessante. Quindi grazie ancora del suo intervento e buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti gli intervenuti Ciao Foligno e a questo incontro. salutatemi il mago Paris. Salutiamo, arrivederci, Ciao. arrivederci.